L'interno è costituito da un ambiente a pianta quadrata e da un altro, in posizione laterale, più piccolo con il presbiterio. Il cenotafio del Colleoni è posto sulla parete di fronte all'ingresso. I pilastri, che hanno alla base delle teste di leoni, sostengono un primo sarcofago con bassorilievi con scene della crocefissione di Cristo. Sopra vi è un secondo sarcofago, di cui è ignota la destinazione, sostenuto da tre statue, anch'esso con bassorilievi che raffigurano le scene dell'Annunciazione, della Natività di Cristo e dell'Adorazione dei Re Magi. La statua equestre del condottiero in legno dorato, realizzata da Sisto e Siri da Norimberga nel 1501, conclude la struttura piramidale del monumento. Il sarcofago superiore e la statua equestre affiancata dalle statue di Dalila e Giuditta, che vi poggiano, sono racchiusi da un arco sorretto da due coppie di leggere colonne portate da basi di marmo rosso scolpito, il tutto su uno sfondo turchino che restituisce un insieme policromo di eccezionale eleganza e bellezza. Il monumento funebre di Medea, figlia prediletta del Colleoni, morta il 6 marzo 1470, anch'esso opera dell'Amadeo, si trova sulla parete di sinistra. Sul sarcofago giace una gentile statua di Medea, supina con un'espressione serena quasi dormiente, protetta da una delicata maternità inserita fra Santa Chiara e Santa Caterina in un complesso visivo di grande dolcezza. Sul fronte ritornano, quasi a contrasto con la leggiadria della scena, le armi del Colleoni, i testicoli colleoneschi e i gigli di Andegavia che con le fasce borgognone racchiudono una pietà, a memoria costante della forza e del potere raggiunti. Il sarcofago ha avuto la collocazione attuale solo nel 1842, quando è stato trasferito dal santuario della Basella di Urgnano dove si trovava fino a quella data. Sotto il monumento, il bancale in noce con tarsie bibliche è opera di Giacomo Caniana, 1785. Il presbiterio, a cui è annessa una piccola sagrestia, ha un altare scolpito da Bartolomeo Mani nel 1676 su cui sono le statue di San Giovanni Battista, San Bartolomeo Apostolo e San Marco Evangelista. I banchi intagliati sono opera di Giovanni Antonio Sanz e le tarsie bibliche sono sempre del Caniana. Alla parete e la tela la Sacra Famiglia con San Giovanni Battista, di Angelica Maria Kaufmann. Gli affreschi dei pennacchi, delle lunette e della cupola riproducenti episodi della vita di San Giovanni Battista, di San Marco e di San Bartolomeo sono di Giambattista Tiepolo, che li realizzò tra il 1732 e il 1733 su incarico dei reggenti del luogo Pio della Pietà Bartolomeo Colleoni e con l'aiuto di Francesco Capella. Le lunette sono state restaurate nel 1996. La cappella è formalmente un luogo cristiano ma sostanzialmente un mausoleo, apoteosi della forza e del trionfo di un imperatore, il Colleoni, discendente da Ercole come amava definirsi. Il complesso è un insieme monumentale pieno di allusioni nascoste e palesi, di analogie strutturali e semantiche, nel quale il committente stesso si eresse un monumento che trascende la sua personalità in una sfera ideale. La facciata, con i suoi ornamenti e con il gioco dei volumi ascendenti, quasi piega il sacro al pagano nell'esaltazione di un condottiero che equipara a Cesare e a Traiano. Al centro della facciata campeggia uno splendido rosone, fonte primaria di luce per l'interno della cappella, luce che, tuttavia, si proietta non sull'altare ma sul monumento equestre del Colleoni che domina prepotente sui simboli religiosi presenti quasi timidamente. Il presbiterio e l'altare risultano così in una posizione che può apparire secondaria, mentre lo scenario è monopolizzato dal condottiero che con il suo monumento dorato si impone al visitatore. Il rosone contiene una ruota, comunemente simbolo di rinascita ma qui allegoria del sole, quel sole che diede la vittoria a Giosuè di cui Bartolomeo si sentiva erede. Un simbolo che serviva alla rappresentazione di coloro che si volevano inserire nella tradizione imperiale, la figura di Giosuè è essenziale nella concezione della cappella Colleoni. Le trabeazioni delle finestre laterali si inseriscono nel rosone quasi a fermare il movimento della ruota, in questo caso della fortuna, a sottolineare il momento in cui il condottiero raggiunse l'acme della virtus e della potenza. Avvalorano questa lettura la presenza sul rosone di una statua di un soldato romano in postura di compiaciuta attesa e busti di Cesare e Traiano che si protendono in uno sforzo evidenziato dalla tensione dei muscoli del collo, 23.
Tuttavia si deve rilevare che la statua è stata ricollocata per rimediare ad un errore nella connessione delle formelle di marmo policromo. L'opera dà il senso globale della personalità di Bartolomeo Colleoni, quale egli sicuramente non era ma quale egli voleva apparire alla civitas di cui si sentiva patronus. Il cristiano si confonde col pagano, chiesa che testimonia il cammino verso Dio, tempio che divinizza l'imperator, come richiamano le iscrizioni sotto i due busti romani, Divusulus Caesar e Divus Traianus Augustus. Le finestre che affiancano l'ingresso contengono delle colonne che richiamano dei fusti di cannone, proprio quei fusti che il Colleoni liberò dall'affusto fisso rendendoli facilmente spostabili, creando così l'artiglieria mobile. Tutto nella cappella esalta il Mils in uno strano miscuglio di religiosità e laicismo di cui è difficile individuare i confini e le prevalenze. Per secoli si è creduto che la salma di Bartolomeo Colleoni non si trovasse nel mausoleo ma in qualche altro luogo, poiché i sarcofaghi risultavano vuoti ad ogni ispezione, alimentando un appassionante mistero storico sulle sorti dei resti del condottiero. Si arrivò anche alla leggenda, nata e propagatasi spontaneamente, dello spostamento del feretro dall'arca ad altro sito, forse sotto il pavimento di Santa Maria Maggiore, per ordine di San Carlo Borromeo, basata sul fatto reale che a seguito di una visita pastorale del cardinale, 1575, erano stati effettivamente tolti dalla cappella alcuni cimeli. La leggenda rimase tale, non comprovata da alcun cenno negli atti della visita pastorale, ed è impensabile che questa omissione fosse deliberata o casuale, specialmente in considerazione della riforma ecclesiastica che il Borromeo stava portando avanti con forza e determinazione. Un trasloco così importante e particolarmente sentito dalla comunità bergamasca non avrebbe potuto essere fatto senza un provvedimento formale. Il cardinale, d'altra parte, mantenne il feretro di Medea nel suo sepolcro nella chiesa di Santa Maria di Basella di Urgnano e un comportamento diverso nei confronti di quello del padre, Bartolomeo, sarebbe stato contraddittorio e incomprensibile. È probabile che quella diceria si fosse diffusa per il bisogno di dare una spiegazione razionale alla scomparsa dei resti del Colleoni. La soluzione del mistero parve arrivare il 14 gennaio 1950 con la riapertura di una massiccia arca lapidea di tipo barbarico già ritrovata l'11 luglio 1651 sotto il pavimento di Santa Maria Maggiore e contenente alquante ossa di statura et misura longhissima, quasi di gigante, et con l'ossa un bastone et una spada di legno. La commissione che presenziò a questa riesumazione dichiarò frettolosamente che i resti appartenevano al Colleoni senza rilevare le evidenti contraddizioni che vi si opponevano. Non si spiegava il perché dell'utilizzo di un'arca alto medievale, l'assenza di qualsiasi elemento di identificazione del feretro, la presenza di una spada di legno anziché di una vera, l'altezza dello scheletro non corrispondente alla statura tramandataci del Colleoni. I dubbi, mai sopiti, portarono al riesame dei reperti ad opera di una commissione, indicata dal Ministero della Pubblica Istruzione, presieduta da padre Agostino Gemelli, che il 21 maggio 1956 escluse che le ossa in questione appartenessero al Colleoni. Si concludeva una vicenda ma il mistero rimaneva, anzi vi si aggiungeva quello della vera appartenenza delle ossa, forse di un guerriero medievale, mentre rimaneva inspiegabile la spada di legno. L'interesse sulla sorte dei resti del Colleoni si era affievolito col passare dei secoli, nonostante sporadiche ispezioni, in una sorta di distratta rassegnazione fino al 1922 quando, il 15 giugno, Vittorio Emanuele III durante una visita ufficiale chiese agli accompagnatori dove si trovassero le spoglie del condottiero, creando una situazione di disagio perché nessuno fu in grado di dare una risposta. Questo fatto, particolarmente imbarazzante e in un certo senso umiliante per gli autorevoli ospiti che avrebbero dovuto rispondere, spinse a nuove ricerche e a nuove ipotesi che, tuttavia, non sciolsero il mistero secolare infittito dall'anonimato del feretro contenuto nel sarcofago barbarico rinvenuto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Solamente Monsignor Melì insisteva sulla presenza del corpo del Colleoni all'interno della cappella perché così volevano tutte le testimonianze dell'epoca. Marin Sanudo descrivendo, nel 1483, la cappella fu particolarmente esplicito, questa cappella, fece far in vita suo Bartolomeo Collion capitano di la Signoria General di Terra,
era signor de Martinengo, Roman, Malpaga, et altri castelli. Qui è il corpo suo sepolto in arca magnificentissima. Questa narrazione di un osservatore che scriveva pochi anni dopo lo svolgimento dei fatti si aggiungeva ad altre meno esplicite ma tutte coerenti verso la tumulazione dentro la cappella, mentre non esisteva alcuna altra testimonianza che affermasse cosa contraria se non il fatto che le arche erano vuote. I tentativi successivi alla visita di Vittorio Emanuele III furono senza esito, ma posero nuovamente il problema all'attenzione della comunità storico-scientifica sotto la spinta della convinzione del Meli che insisteva per la presenza, seppure non provata, del feretro dentro la cappella. Nel 1968 fu coinvolta la Fondazione Lerici che, nel novembre 1969, inviò propri tecnici dotati di nuovi strumenti di prospezione magnetometrica. L'ispezione si svolse nella giornata del 21 novembre 1969, 39, attraverso due fasi pressoché contemporanee, una empirica e una geofisica. Si saggiò con un bastone il fondo dell'arca maggiore che diede una risonanza inconsueta mentre la fortuita caduta di un pezzo della lastra di copertura produsse nell'asse sottostante una fessura attraverso la quale si intravedevano quelle che sembravano essere delle ossa. La prospezione geofisica segnalò, al contempo, la presenza di oggetti metallici variamente disposti alimentando una speranza che si sostituì al disinganno. Alle ore 14:30 si procedette alla rottura di uno strato ondulato di calce, ed ecco apparire di sotto una cassa lunga e piatta, il beffardo ingannatore. La cassa fu aperta alle 16 circa e apparve il feretro di Bartolomeo Colleoni con le braccia incrociate, in buono stato di conservazione con l'abbigliamento che una spia sforzesca aveva descritto vestito d'uno giupone de raso carmesino, calze de grana, una turca de panno d'argento, guanti, spada et speroni, et col bastone et bereta capitaniesca. Tutto corrispondeva tranne la spada che non fu trovata subito ma il 5 febbraio 1970 in occasione della pulitura della bara, era nascosta dal corpo del capitano generale.